Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare del post partita dell'Italia Under 21 europei. Italia-Polonia 0-1. Allora, prima di parlare di questo post partita, vi voglio scusare che se non vi ho portato il precedente post partita di Italia-Spagna, dove che l'Italia ha vinto per 3-1, dove che la Spagna è andata in vantaggio con un bel gol e poi rimonta l'Italia con la doppietta di Chiesa e gol sul rigore di Pellegrini. Questa è stata di bravura che ha vinto l'Italia. Poi arriviamo a questa partita di stasera. Allora, Italia-Polonia 0-1. Allora, l'Italia ha giocato molto bene, diciamocelo. È stata molto sfortunata. Ha avuto tante di quelle occasioni che non è riuscita neanche a concretizzare ogni palla gol che avevano creato. Si è giocato un solo tempo il Bologna. La Polonia, volevo dire. Ha giocato un solo tempo la Polonia. Un tiro che hanno fatto dopo la ribattuta della punizione al limite della Polonia fa gol. Una di quelle giovanili della Polonia è uno delle importanti era Kownacki, ma gli altri chi sono? Con tutto il rispetto per la Polonia. È un vero peccato per l'Italia Under 21 che perde così in maniera molto sfortunata. Niente ci fa. Poi nel secondo tempo ci ha provato in tutti i modi l'Italia per pareggiare quella partita. Se finiva in pareggio era oro colato. Parola mia. Peccato per questa sconfitta che non se lo meritava questa bella nazione come l'Italia. Il calcio è questo purtroppo. Ha avuto tante conclusioni, 5 tiri in porta, a volte il gol dell'Italia quasi a fine primo tempo era di Orsolini, però in fuorigioco. Sì, ha preso il palo, doppio palo ed è entrato in porta. Purtroppo in fuorigioco. Poi nel secondo tempo ha preso un palo clamoroso Lorenzo Pellegrini da fuori. Cioè, questa sfortunati sono stati. Alla Polonia questa partita gli è andata di lusso. Sì. Questo volevo dire. Scusate per il mio silenzio. Adesso non ho più nulla da dire. Peccato. Adesso si fa più difficile la qualificazione per il primato nel girone. Perché tre squadre passeranno da prime, la quarta squadra passerà come migliore seconda delle semifinali. Oh, ultimissime due parole per la Juventus. È arrivato Sarri, eh? È atterrato Sarri ed è arrivato a Torino. Allora, alle ore 11 di domani mattina ci sarà la prima conferenza stampa di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Saremo curiosi di vedere cosa dirà. Mi raccomando, vi porterò il video con la webcam su Mobizen per le parole di Maurizio Sarri. Ve lo prometto. Se questo video di oggi vi è piaciuto, vi invito di lasciare un like, di commentare qui sotto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook, ma soprattutto su Instagram. Ci vediamo molto presto. E forza Juve e anche forza Italia, anche se hanno perso in maniera molto sfortunata. Ciao belli!